Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. Peccato, una parola dura, una parola che ci fa venire in mente le oscurità, le tenebre dell'uomo. È peccato, purtroppo, è diffuso e tutti noi viviamo spesso situazioni di peccato. E per questo concetto la Bibbia ha diversi vocaboli, ma è interessante secondo me quello ebraico originale, chatà, che significa peccato, significa sbagliare il bersaglio, come quando uno fa un tiro a segno, deve colpire il bersaglio per bene al centro, invece lo sbaglia. Le azioni peccaminose degli uomini sono degli sbagli, ossia non raggiungono lo scopo per cui l'uomo è stato creato. Sono degli sbagli che portano l'uomo fuori strada. Anche un altro termine che viene usato, no? L'uomo che va in perdizione, che significa che si perde. Come un uomo che deve andare verso una meta e si perde in un bosco dove non sa più uscire. Anche Dante usa questa immagine della selva oscura per indicare la sua situazione di peccato, di angoscia, di perdizione all'interno di un luogo senza uscite. Il peccato quindi è un errore che ci porta fuori strada. E questo significa che ci rende poi, a livello sociale, degli ingiusti, perché ci comportiamo in maniera sbagliata, andando fuori strada e portando fuori strada anche gli altri. Questo significa che noi nel peccato non raggiungiamo il nostro scopo, che è la gioia, la felicità, la pace. Noi siamo stati creati per Dio e siamo stati creati per percorrere una strada che ci porta verso di Lui, una strada fatta di azioni, di scelte, a volte di dubbi, di problemi, anche di dolore. Ma non dobbiamo mai perdere di vista che questa strada, anche se sbagliamo a volte in una direzione o in un'altra, ci deve condurre verso la meta che è Dio. Quando noi disprezziamo la grazia di Dio, quando disprezziamo l'amore che Lui ha per noi, commettiamo il peccato più grave, questa mancanza di rispetto e di timore di Dio, no? Una delle virtù è il timor domini, no? La timore del Signore, che non è paura di Dio, ma è il rispetto e anche amore rispettoso verso colui che ci dà la grazia, che ci dà l'amore. Proprio come succede in famiglia, un figlio disobbediente che non ascolta il padre che gli dice non fare questo perché poi starai male, è lo stesso rapporto che avviene tra noi e Dio quando noi ci ribelliamo alla sua volontà, commettiamo un peccato mentre il Signore ci dice non farlo perché altrimenti morirai, come dice ad Adamo. Ma l'uomo, quando crede di essere Dio e quindi va fuori strada, non pensa a questo. Ci pensa solo quando ha peccato e ne vede le conseguenze di questa azione ingiusta, sbagliata, a volte addirittura empia, no? Come si dice anche nella Bibbia, perché arriva all'eccesso del peccato. Mettiamoci nuovamente invece in umiltà davanti a Dio. E se abbiamo peccato e sbagliato, riconosciamolo davanti al Signore, questo è grandissimo. Perché il Signore non vede l'ora di accoglierci, come il figlio prodigo che ritorna. Quest'anno di misericordia che il Signore ci offre, sfruttiamolo anche per riconoscere i nostri peccati.